Si dice che più del 90% delle persone che operano nel trading online perdono soldi. E non sono affatto sorpreso da queste percentuali. Vedo continuamente gente che apre posizioni senza avere il minimo controllo su quello che sta facendo. In più, quando le emozioni, durante la sessione di trading, sfuggono di mano, la sorte dello sventurato investitore improvvisato è segnata. Una volta sei in profitto, la volta dopo in grave perdita. Salti, passando da un guru all'altro, e tutte le loro strategie, i loro segnali, i loro metodi, ti costano caro, ma non portano a nulla. Noi abbiamo gli strumenti che servono per aumentare drasticamente la costanza e la sostanza dei risultati ottenuti. Il Santo Graal? No. Il software magico? No. La differenza tra un trader che ottiene risultati costanti ed una persona sempre perdente risiede nello studio, nella comprensione dei concetti necessari per poter padroneggiare anche manualmente questo genere di attività. Poi, con il supporto dei giusti software, allora sì che i numeri possono iniziare a diventare interessanti. Non promettiamo la realizzazione di un sogno, dipende molto da te e non vendiamo illusioni. Non diciamo che è facile, devi impegnarti e sacrificarti per imparare. Ma ti possiamo garantire che se vuoi veramente farcela, allora questa è la via. Eccoci qui per un'altra, diciamo così, live registrata di trading online. Io sono Matte di Spaghetti Forex, per chi ancora non mi conoscesse, e ho già preparato il mio setup operativo. Quindi ho da questa parte il Pegaso Beginner e su MetaTrader 4, ovviamente, su conto, come puoi vedere qui, live, e da questa parte invece TradingView. Siamo in sessione asiatica, come puoi vedere dall'orario, è 1:13, praticamente ha appena aperto Tokyo. E questa sera vorrei fare appunto una sessione asiatica guardando un po' le strategie di MyStrategy, Scalping, e poi ho anche un setup standard, cioè col MACD e il grafico con le tre medie mobili. MACD impostato con i settaggi appunto standard, ok? Quindi guarderò questi tre, diciamo, layout solamente sulle valute, diciamo così, sui cross, sugli strumenti che guardiamo in sessione asiatica, quindi Australian Dollar, New Zealand Dollar e Yen. Ok, quindi probabilmente questa sessione durerà qualche ora e quindi sarò costretto, per questioni tecniche, di mandare avanti velocemente o magari fare qualche taglio. Dopo si valuterà in fase di montaggio, per non far venire un video assurdo. Ricordo a tutti che questi video non sono fatti per sbandierare risultati, non sono fatti per mostrare guadagni pazzeschi, non sono fatti per farsi belli, insomma, ma sono fatti perché crediamo che possono essere molto utili sia per capire il processo decisionale che porta ad aprire un'operazione, insomma le considerazioni un po' che vengono fatte, ma anche per la gestione delle emozioni in fase di proprio evoluzione nel momento in cui c'è un trade aperto. Molto 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 importante per non farsi prendere da questioni psicologiche, nel senso che non devono comandare le emozioni, bisogna sempre essere obiettivi, e il Pegaso Beginner, che sarebbe questo software qui, aiuta moltissimo secondo noi di Spaghetti Forex. Se non sai cosa sia, ti lascio i link ai video dove spieghiamo che cos'è questo software che noi usiamo per essere costanti e anche sostanziosi, diciamo così, nei risultati. E vai a vederli se non sai che cos'è, non sto a rispiegare tutto tutte le volte. Perfetto, quindi questa è la mia impostazione, una classica impostazione per lo scalping, anche se tengo qua il setup MyStrategy.
e vediamo un attimo poi cosa si riuscirà a fare. Niente parzializzazioni, niente messa in pareggio, tutto assolutamente, anzi no, mettiamo la messa in pareggio, così che non si sa mai, perché durante la sessione asiatica potrebbero verificarsi delle situazioni per le quali tenere un trade aperto in intraday, come se fosse, diciamo così, potrebbe avere senso. Adesso vediamo, ok, vediamo un attimo se lo usiamo o no. Intanto io lo metto, credo di no, comunque intanto lo metto, perché così non dovrò più tornare indietro a fare queste impostazioni. Bene, iniziamo la sessione di trading. I soliti 13 secondi, 15 secondi di focus per evitare di entrare a mercato frettolosamente, ok? Quindi bisogna sempre avere, tra virgolette, diciamo così, la calma nel capire cosa sta succedendo, senza avere FOMO, senza avere paura di perdere delle occasioni, ok? Tanto il mercato, lo sappiamo già, ci darà sempre delle occasioni per entrare a mercato in maniera, diciamo così, corretta, in maniera ottimale. Quindi è inutile entrare al mercato con la fretta, entrare al mercato con la paura di perdere delle occasioni, perché così facendo si fanno solamente degli errori, anche madornali, spesso e volentieri molto molto grossolani. Allora, facciamo un piccolo giro, diciamo così. Qui ci potrebbe essere una situazione semi buona, ma il DMI non mi piace. Vediamo qui. Questa era buona, c'era un ingresso in scalping, però qui la struttura non era un granché. E così, vediamo lo yen. Lo yen si potrebbe mettere bene se torna sulla media a 25 periodi, ma è tutto da vedere. Ok, facciamo un'altra carrellata in My Strategy. My Strategy, prezzi ben lontani dalla EMA 50, quindi per ora nulla. E vediamo. Questo lo tengo in M15 anche per capire, no, il senso di quello che sta succedendo. Per esempio, allora, se io vedo che qui, facciamo subito una piccola analisi, se io vedo che qui accade una cosa di questo genere, ok, adesso le metto anche un po' più grosse, perché così non so se si vedono, facciamole così, facciamole anche rosse, così che, anzi no, facciamole in un colore che non c'entra nulla. Questo bellissimo rosa antico, ok, ok. Allora, qui io vedo una situazione di questo genere, ok. Traccio la mia trend line, che possiamo dire possa essere questa più o meno. Adesso gli cambiamo anche colore, perché così. Ok, facciamo bianca, un po' più sottile, perfetto. Come vedi, possiamo dire che la candela di chiusura, di rottura, pardon, era questa. Quindi parte, prendiamo il corpo per il nostro trigger, ovviamente. Ok, la facciamo bianca. Se non sai cos'è un trigger di rottura, diciamo così, di trend line, vai a vedere, c'è l'articolo, c'è il video short sul canale YouTube, che lascio ovviamente il link sempre in descrizione sotto questo video, ma c'è anche un articolo sul blog dove si parla delle non false rotture. Per esempio, qui io attenderei una chiusura sotto a questo livello, adesso lo segno, sotto a questo livello, per capirci, ok, per poi tornare almeno qui, cioè una cosa di questo genere, per poi partire giù, ok. Ovviamente siamo a M15, quindi se operiamo in M1 si può poi prendere un punto molto più preciso per l'ingresso. Adesso vediamo cosa succede. Adesso questo lo facciamo un po' più sottile, in modo tale che lo facciamo anche di un altro colore, perfetto, e vediamo cosa succede e se viene rispettato tutto questo. Intanto
teniamo d'occhio USDJPN perché ci sta facendo anche una bella divergenza. Qui potremmo prendere questo, chiamiamolo impulso, micro impulso, diciamo questo movimento qui, ok, con un'operazione di scalping in M1, ok, perché qui siamo messi così, ok. Allora, divergenza, vabbè, qui possiamo prenderla anche da qui, ok. Se il DMI mi desse una conferma, un incrocio, arrivasse fino alla media, adesso vediamo, potrebbe essere una buona situazione, perché comunque è coerente con un'analisi a time frame superiore, ok. Questo impulso, chiamiamolo impulso, non è un impulso, questo movimento qui potrebbe essere preso, ok. Vediamo se ok. Qui c'è una grande inefficienza per adesso, mi piacerebbe che, non dico venisse chiusa, ma almeno arrivasse al livello di Fibonacci all'interno dell'inefficienza. Adesso vediamo. Qui fa le finte, possiamo dire così, diciamo che in questo caso il classico, la seconda è quella buona, secondo me è un buon modo di dire, ok? Ricordiamoci sempre anche i detti, no? Che vengono usati anche in maniera scherzosa, però insomma ricordiamoci, perché comunque sono insomma fatti e creati anche un po' per ricordarsi, no? Delle cose. La seconda è quella buona, significa che spesso quando fa così poi dopo dà un'altra spintarella in ritracciamento prima di partire con l'impulso reale, ok. Capita spesso, chi segue il gruppo Telegram lo sa, perché è capitato molto spesso che l'abbiamo fatto presente. Allora vediamo che cosa succede. Ovviamente io poi come detto prima farò dei tagli, accelererò i punti morti, adesso vediamo, perché sennò diventa veramente difficile fare un video che duri un tempo decente facendo vedere comunque tutto o quasi tutto quello che avviene durante i pensieri, insomma i ragionamenti che ci sono dietro durante una sessione intera di trading, ok. Vediamo. Ok, ci siamo andati un po' avanti velocemente. Come vedi, quello che si diceva prima si è avverato qui anche un po', diciamo così, di esperienza, se vuoi. Adesso vediamo se ci dà il segnale o no. Il DMI è al limite. Segniamo la famosa seconda, per capirci, che spesso è quella buona. Avevamo detto di usare un bel rosa, che sarebbe questa, la seconda. Adesso qua lo taglio in giù, ma lo stesso credo che sia abbastanza chiaro, ok, perfetto. Il DMI possiamo dire che c'è la struttura, in questo caso sarebbe questa. Allora qui c'è, sarebbe da qua da prendere, da qua la divergenza, ok. La struttura sarebbe questa, ok, e mi aspetto una cosa del genere fatta misurando questo, le geometrie del movimento del prezzo, ok. Da qua adesso dove andrà non lo so, quando si ferma, quando inizia a tornare giù, l'impulso dovrebbe essere più o meno di questa dimensione, ok, cosa perfettamente in linea con quello che ci aspettavamo qua, ok. Vediamo questa analisi a 15 minuti, questa invece analisi in M1 perfettamente, diciamo così, in ecco, questo adesso l'ho spostato perfettamente, dicevo, compatibile, ok. Adesso vediamo se mi fa la divergenza e dopo sul trigger DMI si entra short, ok.
sempre se non mi fa un massimo superiore, ovviamente. Ok, adesso qui mettiamo a posto queste linee, non vorrei fare confusione, eh? Comunque, se non ci capisci molto di tutto quello che sto dicendo, non ti preoccupare, perché è normale all'inizio, se sei magari alle prime armi, non ti preoccupare, è normalissimo. Vai a vedere i video precedenti, insomma, io tutti i video che parlano, che trattano argomenti, diciamo così, direttamente collegati a quelli del video che stai guardando, li lascio sempre in descrizione sotto appunto al video che stai guardando. Quindi vai sempre a vedere la descrizione, soprattutto se non hai chiare un po' di cose, se non capisci cosa sto dicendo, perché è normale che inizialmente possa sembrare arabo, ok? Ci sta. Importante capire che in corso d'opera, cioè durante il backtest, tu questo picco probabilmente non l'avresti mai considerato, ok? E questo è un errore, perché vedi che in live qui sembrava la divergenza, sembrava quella giusta, capito? Solo con un po' di esperienza si capisce che forse, adesso vediamo se ci dà un segnale decente, la seconda è la migliore, come si diceva prima, ok? Quindi bisogna anche un po' fare un po' di esperienza a grafico, che è fondamentale per poi insomma riuscire a capire come muoversi senza andare in ansia, senza, come dicevo all'inizio, essere preda delle emozioni, avere paura, no, di missare, di mancare una occasione, perché tanto anche se qui non ci dà il segnale, anche se qui non si apre, non è un problema, ci darà il mercato, ci darà sicuramente altre occasioni. Qui se mi supera la linea gialla della EMA più lunga, diciamo, della più lenta, io non lo considero più valido, ok? Quindi adesso vediamo cosa fa, molto serenamente, senza, come segnale, questo come segnale, l'analisi a time frame superiore rimane ovviamente valida, deve comunque farmi una conferma di non falsa rottura. Quindi se torna dentro qui non mi aspetto più una chiusura qua sotto, questa va via, mi aspetto un'altra candela rossa che rompe il rettangolo, poi una chiusura sotto al minimo, ok, quindi sotto all'estremità inferiore dell'ombra di questa candela rossa che chiude al di fuori del rettangolo, e poi il ritracciamento, ok? Vediamo cosa fa. Qui se la sta tirando un po' per le lunghe, non è un granché quando fa così, però insomma qualcosa ci potrebbe comunque dare, vediamo. Forse adesso che ha deciso di iniziare il nuovo impulso, questo sarebbe qua ovviamente, e questo va qua. Più va in alto, diciamo così, e più questo si deve alzare, ok? Vediamo un attimo, per curiosità, di mettere anche un Fibo. Mettiamo anche un Fibonacci, così, per... Ok, ovviamente adesso questo è il 50%. Mettiamo i valori. Se non sai come mettere questi valori, ti invito a guardare il video sul Fibonacci evoluto. Lo lascio sempre in descrizione. Come vedi, anche qui, adesso qui cosa ha fatto? C'era anche questo, ok? Come vedi è esattamente sul Fibo, sulla zona giusta, che sarebbe quella giusta, tra virgolette, per il Fibo. Quindi qui un bel impulso short ci potrebbe decisamente stare, Ci potrebbe decisamente stare, almeno fin qui. Ok, che non sarebbe male, perché comunque diciamo che il DMI si attiva qui, sarebbero comunque non male, non male. Ricordo che io gestisco un po' dinamicamente la situazione di stop loss, take profit e tutte queste cose qui. Se mi arriva a 10 pip di profitto, chiudo tutto, ok? Ho questa regola che mi sono messo io sulla base delle statistiche che ho fatto, quindi insomma, vabbè. Vediamo come si evolve, eventualmente acceleriamo un attimo, perché sennò qua viene un video della Madonna. Ok, allora non ha secondato molto l'analisi, vabbè, nel senso ci sta, ha rotto la EMA 100,
e per di più vedo che lo spread è anche un po' altino, probabilmente perché c'è alta volatilità. Il DMI non ha confermato, lo stocastico RSI è rimasto in over comprato. Per quanto mi riguarda, il setup è annullato, ok? Ma senza ansia, senza, ok? Voglio, l'unica cosa che voglio che sia, insomma, chiara, che voglio che sia chiara da tutto questo video, diciamo, fino adesso, è che non bisogna avere fretta di entrare a mercato, perché il mercato, quando sei qui, ti dà delle idee, no? Ti dà dei segnali che ti sembra che però poi alla fine prende tutta un'altra strada. Bisogna attenersi alla propria checklist bidirezionale di ingresso, bisogna attenersi alle proprie regole, diciamo stilate, no? Decise a mente fredda o con l'esperienza, ma anche, soprattutto, anche con un test Monte Carlo. Anche qui, se non sai che cos'è, ti invito a guardare i video di cui puoi trovare, diciamo, i video che puoi trovare a proposito di questo argomento. Bene, niente, setup saltato, andiamo avanti. Questa la teniamo, vediamo cosa succede dopo, se mi asseconda o se invece va per la sua strada. E intanto guardiamo qualcos'altro. Ecco, analizzando un attimo il grafico di dollaro americano, yen, giapponese, possiamo vedere un classico schema della teoria di Dow con tutte le fasi di mercato. Allora, abbiamo convinzione, diciamo fin qui almeno, poi euforia con queste inefficienze lasciate qui, fin qui, poi distribuzione, ok, poi panico, terrore, non lo so, e probabilmente adesso qua va in accumulazione, ok? Quindi alla luce di questo, qui potrebbe avvenire adesso di tutto, bisogna vedere un attimo cosa succede. Potrebbe avvenire una presa di liquidità per poi ripartire, potrebbe invece ripartire rimanere in accumulazione, quindi un movimento laterale con una struttura di mercato non ben definita, oppure potrebbe anche ripartire in convinzione long. Bisogna vedere. Secondo me la cosa più probabile è magari una presa di liquidità anche fin qui, ok, poi così trigger e giù, ok, almeno fin qui. Però sì, diciamo tutto da dimostrare, tutto da dimostrare, da prendere con le pinze. Vediamo un attimo cosa succede. C'è da dire anche un'altra cosa che, guardando un attimo meglio qui, ho visto. Allora, se noi ragioniamo in questi termini, con questa struttura che c'era, ok, come vedi, un eventuale testa e spalle nascosto, adesso questo non dovrebbe essere di questo colore, un eventuale testa e spalle nascosto sarebbe da considerarsi così. Quindi arriva qui, deve tornare almeno fino a questa riga viola, diciamo questa zona qui della zona viola, per poi partire. Quindi questo sarebbe anche un teorico, diciamo così, non proprio pulito, perché questa zona laterale, diciamo questo movimento laterale è un po' sporcato, però si potrebbe considerare anche come un testa e spalle nascosto, ok? Adesso vediamo un attimo cosa succede. Altra precisazione, come vedi, praticamente siamo qui da più di un'ora e non abbiamo ancora aperto nulla, ok? Quindi siamo a M1. Questo, vabbè, lascia stare, un'analisi multi time frame, diciamo questo è a 15 minuti, però noi stiamo cercando ingressi in M1. Okay, che è considerato troppo veloce per poter operare, ok? Quindi figurati cosa significherebbe stare a grafico cercando ingressi, che ne so, magari in M5. Sarebbe il delirio. Dovresti comunque guardare il grafico solamente ogni tanto
e ovviamente questo porterebbe a distrazioni non da poco. Quindi diciamo che per quanto sia veloce è sempre un po' così. Ecco, allora adesso potremmo forse, non lo so, vedere un ingresso. Cerchiamo di capire cosa sta facendo il DMI ingrandendo un po'. Non si è ancora incrociato, vediamo. Se venisse un po' più giù sarebbe perfetto invece di partire subito. Segniamo un attimo la divergenza per capirci, così che sia chiara a tutti. Allora, abbiamo qui, qui non è in ipervenduto, infatti non mi piace, porca miseria, doveva scendere un po' di più per essere proprio un bel segnale, così ovviamente non si entra perché non rispetta il setup. Comunque la divergenza era questa, che non fa mai male ripassare, e niente, ci ha praticamente bruciato il setup. Quindi dicevo, stiamo parlando di una ricerca di ingressi in M1 e insomma siamo qua già da più di un'ora, perché è giusto anche capire le tempistiche, no? Queste, diciamo, live, qualcuno mi faceva presente, no? Ma sono registrate, sì, ho capito, però io qui sono in live, no? Sto facendo trading realmente. Sono utili anche, credo, no? Per chi vuole, insomma, imparare un po', seguirci e capire come si fa trading, anche e soprattutto per capire le tempistiche, per capire i ragionamenti, per capire insomma un attimo la gestione delle emozioni. E tra l'altro io riporterò fedelmente tutto quello che accade, quindi non ci saranno, se posso dirò di non fare tagli anche nel montaggio, in modo tale che sia visibile che non ci sono, diciamo così, smagheggi vari. Può anche darsi, anzi spesso accade, soprattutto anche in asiatica, che si concludano delle sessioni di trading senza trovare nemmeno un ingresso, ok? Però è importante imparare i ragionamenti giusti, i processi decisionali. Sono sicuro che nell'esempio di prima, nel quale non sono entrato, molte persone avrebbero preso un sonoro stop loss. Okay, perché qui questa o questa era proprio sbagliata, perché non toccava neanche la media, però questa divergenza qua, che va da qui a qui, che era anche la seconda, no, con anche questo discorso qui, adesso questo molti non lo guardano, questo non va bene ovviamente, secondo me molte persone qui avrebbero preso un sonoro stop loss, ok? Comunque, vabbè, io spero che questi video siano utili, sono video realistici ovviamente, e questo è il trading, ci sono i giorni dove si mette fuori il secchio, no? Come si dice, per le occasioni che il mercato ci dà, ci sono i giorni dove i grafici non si muovono molto bene, non si trovano occasioni, sono più i rischi che ci offre delle occasioni, no? Come si diceva nella live sulla psicologia. Quindi anche in questi casi, no, seguire il ragionamento di qualcuno che magari un po' più di esperienza ce l'ha è molto 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 importante, perché il trader inesperto, no, cerca sempre di entrare a mercato sempre e comunque anche con molta fretta, cosa che porta ovviamente al disastro, perché non va bene, insomma, ok? Bisogna capire che il mercato, come dicevo prima, offrirà sempre nuove occasioni di ingresso nel tempo, valide, buone, e noi siamo qui per ridurre al minimo i rischi sfruttando le migliori occasioni possibili che il mercato appunto ci può offrire. Non quelle così così, non quelle ma non lo so, non mi convince molto. Ecco, se non ti convince, tranquillo, aspettiamo la prossima, perché tanto arriva, ok? Il trading è questo, il trading non è quantità, il trading è qualità. Ha molto più senso fare un solo ingresso o due ingressi, che ne so, al giorno, che sono già tanti, diciamo, perché molti trader ne fanno uno alla settimana, per dire, ok, se gli va bene. Però diciamo, ha molto più senso farne pochi in generale, ma buoni, piuttosto che farne tanti di scarsa qualità, perché abbiamo la smania di dover aprire a tutti i costi, ok? Non siamo dei gambler, non siamo delle persone che stanno male se non hanno la posizione aperta per vedere cosa succede, ok?
Siamo persone che vogliamo fare trading con serenità e in maniera professionale per raggiungere una costanza e una sostanza nei risultati, tale per cui, insomma, sia una qualità migliore della vita, ok? Derivi poi una qualità migliore della vita dalla nostra operatività. Non vogliamo fare trading per stare male, per avere l'ansia, per avere la sindrome del gambler, no? Del giocatore d'azzardo che ha perso i massimi e si sente uno straccio, queste montagne russe, no? Anche psicologiche, tra euforia, no? Durante una situazione dove tutto va bene e depressione, diciamo, giù di morale quando le cose vanno male, non vanno affatto bene, bisogna evitarle come la morte. Noi siamo dei Buddha che non abbiamo sentimento, guardiamo le cose in maniera oggettiva e ci comportiamo di conseguenza, punto, perché sappiamo che la statistica e la matematica, se facciamo così, sta dalla nostra parte. Molto semplice, molto lineare, facile a dirsi, difficile a farsi, per questo che poi questi video sono anche, credo, abbastanza utili. Colgo anche l'occasione per ricordarti di mettere un bel mi piace per sostenere, insomma, questa attività. Commenta anche sotto a questo video se pensi che queste live, chiamiamole così, possano essere utili, se pensi che queste registrazioni, insomma, possano portare del valore, insomma, se vuoi che continuiamo a farle. E iscriviti ovviamente al canale di Spaghetti Forex, canale YouTube, se non l'hai ancora fatto. Adesso vediamo qua un attimo, analizziamo cosa sta succedendo. È partito su di brutto, se qui andava leggermente più giù, mi arrivava in ipervenduto e il DMI mi incrociava, era un ingresso della Madonna. Però noi non abbiamo rimpianti perché non è successo e quindi va bene così. Andiamo a vedere qua, ecco, qui ha fatto, diciamo così, una sorta di presa di liquidità. Adesso bisogna capire se dopo questo mega impulso partirà una convinzione long oppure farà questo gioco che insomma si presumeva prima. Fatto sta che il testa spalla adesso è stato un po' rovinato perché con questo mega pennacchio la struttura è andata totalmente a farsi benedire, quindi evitiamo ingressi su situazioni incerte, evitiamo ingressi su elevata volatilità come potrebbe essere in questo caso. Aspettiamo un attimo che ci chiarisca un attimo la situazione, ok? Facciamo una piccola carrellata per vedere gli altri cross della sessione asiatica, cosa stanno facendo. Sono ampiamente lontani dalla media minima, diciamo. Quando fa così, purtroppo non ci resta che piangere, no? Sto scherzando, non ci resta che aspettare, ok? Perché così non si riesce a fare niente. Qui bisognava prenderla, se era il discorso, bisognava prenderlo proprio all'inizio qui su un'inversione. Però vedi, questo gap di fine giornata, chiusura e riapertura del mercato, rende tutta questa zona molto 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 incerta, cioè dalle, facciamo vedere così che allargo un attimo qua, tanto per adesso non c'è pericolo di ingressi, come vedi dalle, qui era ancora un po' direzionale, però vedi queste candele piatte, queste situazioni così accadono perché ci sono pochi scambi, ci sono pochi volumi, c'è poca liquidità e quindi anche poca volatilità. Ok, quindi dalle 19:30 fino a almeno l'una, io direi, però già da mezzanotte, come vedi, si inizia a muovere un po'. Ok, io consiglio sempre, diciamo, suggerisco, adesso non è un consiglio, suggerisco di non operare, perché come vedi il grafico si muove sempre veramente male. Questi gap sono micidiali perché anche se tu qui avessi aperto short e avessi avuto lo stop loss qui sopra questa candela rossa, questo gap ti faceva chiudere in stop loss qui, perché lo salta, cioè lo stop loss non ti ripara dai salti come qua, ok? E quindi si rischia molto, senza considerare che lo spread si allarga in maniera atomica, senza considerare che insomma c'è poca volatilità e poca direzionalità, in più ci sono anche questi gap pazzeschi che rendono tutto molto 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 rischioso e incerto. Quindi dalle 19:30 fino all'una, diciamo orario invernale, poi si va alle 2 in orario estivo ovviamente,
diciamo più o meno fino all'ora, all'apertura di Tokyo. Ok, prima c'è Sydney, quindi vedi che bene o male si inizia a muovere, però diciamo che in questa fascia oraria io tendo a non operare, ok? Quindi ovviamente sono scelte, questo è quello che facciamo noi di Spaghetti Forex, perché sappiamo che così facendo difficilmente si va in profitto. Niente, qui è per adesso tutto tace, diciamo così, e aspettiamo di vedere se si creano delle situazioni decenti, ok? Ok, in questo caso sto guardando New Zealand USD, potrebbe esserci una sorta di segnale, però guardando il time frame superiore ovviamente questa situazione non mi piace per nulla, perché potrebbe fare un buon ritraccio e mandare tutto a monte. Quindi diciamo che guardando il time frame superiore non mi ispira per niente questa cosa, senza contare che qui insomma la struttura forse sta già per cedere e andare long per un buon ritraccio qui, non lo so, insomma non mi piace e quindi scarto anche questo. Perfetto, allora come si vede qui, adesso siamo sulla My Strategy, però il concetto era stato detto anche prima, come vedi un buon ritraccio ci poteva benissimo stare, quindi ingressi short di continuazione in M1. Quando vedo che in M15 c'è stato appena un impulso, cerchiamo di evitarli. Stessa cosa vale per Australian Dollar, che è, ricordo, spesso e volentieri correlato al New Zealand Dollar, ok? Come vedi bene o male si muovono molto simili, quindi niente, continuiamo ad osservare il nostro dollaro yen, che potrebbe assecondare questa analisi. Se dovesse triggerare, si potrebbe considerare anche un'apertura short da lasciare poi andare, diciamo così, fissando stop loss e take profit, ok? O anche solo stop loss, per poi vedere cosa succede durante, diciamo, l'arco, almeno direi almeno fino qui, ok? Bisognerebbe un attimo poi misurare questo impulso fin dove arriva, ok, e vedere se usare una geometria di movimento del prezzo o vedere se ci sono magari delle inefficienze da colmare. Insomma, comunque adesso tutto ancora da vedere, tutto ancora da decidere, niente, aspettiamo di vedere come si muove e se asseconda insomma questa analisi. Intanto guardiamo sempre anche il grafico a un minuto, perché se questa cosa dovesse, diciamo così, accadere, sicuramente durante questi due impulsi in M1 ci sarebbero ottime occasioni di ingresso short, probabilmente anche in My Strategy, ok? Se dovesse andare giù e le medie si mettessero ovviamente in ordine, dobbiamo solamente attendere. Per fortuna in M1 l'aria diciamo cambia velocemente, perché non te ne accorgi neanche che la situazione è totalmente cambiata. Quindi adesso aspettiamo di vedere un attimo come si mettono le cose. Sembra, adesso non voglio tirarmela, però sembra che stia assecondando questa visione, ok? Vediamo cosa succede. Bene, quindi possiamo dire situazione poco chiara su tutti i cross, direi, della sessione asiatica. Sono ormai le 3 di mattina e sono anche abbastanza stanco, quindi direi che la mia sessione per oggi finisce qui, il mio trading per oggi finisce qui. Ripeto, cerchiamo di portare
il trading realistico con queste live, no? Tra virgolette, diciamo live registrate, in modo tale che si possa vedere com'è realmente fare trading online. Diffida sempre da chi mostra ingressi pazzeschi, sempre tutti in profitto e sempre sessioni super mega avvincenti, perché a volte capita anche che non accadono situazioni tali per cui si possano aprire delle posizioni, come è successo oggi. Andrà sicuramente meglio nei prossimi giorni. Per adesso io saluto tutti, spero che sia stato utile, diciamo, seguirmi nei ragionamenti e capire perché non siamo entrati, perché non ci siamo presi degli stop loss. Eventualmente a fine video metto come sarebbe poi andata questa, se assecondava con uno short oppure no. Per adesso io vi saluto, questa è la via.